Io lo metto anche sulle varie chat adesso, ok? Il link. Sì, del Va video. bene, sì. Del video. Sì, ok. Bene, benvenuti a tutte, tutti e tutto a questo dibattito intitolato Amazon e Covid-19, disuguaglianza ambiente lavoro, uno dei tanti webinar nella maratona webinar della seconda ondata, come avrete capito, ma secondo noi uno che ha una funzione ben precisa, e per questo l'abbiamo proposto, cioè, come dice il titolo stesso, di centrare nella traiettoria di Amazon durante la pandemia, qualcosa di emblematico della connessione tra l'aumento delle disuguaglianze, la devastazione ambientale e lo sfruttamento del lavoro. Io, in qualità di moderatore, chiaramente non sono, un esperto di Amazon, ci saranno tutti i prossimi relatori e relatrici, che ce ne parleranno in dettaglio. Mi limito però a centrare alcuni dati politicamente utili, ovvero il presidente di Amazon, Jeff Bezos, è l'uomo più ricco del mondo. Se agli inizi della pandemia, quando era iniziato il crollo delle borse che si sono poi risollevate, in data 18 marzo 2020 aveva un patrimonio netto di 113 miliardi di dollari, il 13 ottobre aveva sfondato la soglia di 203 miliardi. Attualmente il suo patrimonio è sceso, col valore delle azioni, a soli 182 miliardi di dollari, ovvero 154 miliardi di euro. Parliamo di un'accumulazione di patrimonio mai vista finora. E mentre costui vedeva accrescere il proprio potere a dismisura, nel senso che chiaramente più che la semplice ricchezza, qui si tratta della capacità di determinare decisioni di investimento che poi vanno a influire su come funzionano le nostre società, più di 19.000 dipendenti diretti di Amazon contraevano il Covid-19 e la multinazionale aumentava le proprie emissioni di CO2, il proprio consumo di suolo in corrispondenza alla propria espansione. Poi è chiaro, no, che Amazon, dal punto di vista della comunicazione, chiaramente si fa pratiche di greenwashing, dice che sta lavorando per diminuire le emissioni, hanno fatto questo Green Fund per la transizione ecologica. Però a me quello che ha colpito un po' è proprio questo modello di business basato sulla consegna just in time, che è un po' la versione più contemporanea di quello che Marx chiamava l'annichilimento dello spazio attraverso il tempo. Ovvero, come ha spiegato anche David Harvey nei suoi lavori sulla logistica, l'accorciamento dei tempi di realizzazione del valore attraverso la vendita delle merci è funzionale alla difesa dei tassi di profitto tramite l'abbattimento dei tempi morti nella circolazione. Di conseguenza, è proprio questa compulsione alla velocità che, da un lato, aumenta i rischi per i lavoratori e le lavoratrici. I driver di Amazon in America, c'è stata un'inchiesta che dimostrava come fossero particolarmente proni alle morti sul lavoro a causa degli incidenti, e allo stesso tempo innalza anche le emissioni perché rende più difficile consolidare le consegne come si potrebbe invece fare se le priorità fossero altre. Con lo sviluppo delle più avanzate tecnologie per la sorveglianza dei lavoratori e delle lavoratrici, l'espansione del consumismo just in time, anche attraverso l'estrazione di dati personali, Amazon è diventato uno dei simboli tra i più distopici dello sfruttamento del lavoro e del degrado ambientale. A questo si aggiunge anche l'elusione fiscale, è uscito da poco un rapporto di Mediobanca, che insomma non è di certo un'organizzazione rivoluzionaria, che spiega quanto poco le grandi multinazionali dell'alta tecnologia paghino in termini di tasse. E poi c'è anche comunque un cambiamento sociale che rischia di essere accelerato con la pandemia del Covid. Anche legato ai comportamenti, alle abitudini, lungi da me difendere o romanticizzare, no, i piccoli commercianti e le loro relazioni di impiego, però insomma anche i mercati, le piazze, le librerie sono comunque luoghi di socialità e aggregazione, che vengono chiaramente indeboliti da questo nuovo modello di consumo.
a noi interessa fare comunque un discorso anche più generale, ovvero che anche qui sul discorso Amazon si presenta il discorso più ampio, egemone, che la protezione del reddito da un lato e quella della salute e dell'ambiente dall'altro vengono presentate come un gioco a somma zero, cioè se si guadagna da una parte bisogna perdere, rinunciare, fare sacrifici dall'altra. E anche la crisi del Covid-19 ha ben mostrato come ricatto occupazionale non sia qualcosa di eccezionale, legato magari a grandi fabbriche altamente tossiche come l'Ilva di Taranto, ma è una caratteristica intrinseca al sistema. Sappiamo che nel capitalismo l'accesso ai mezzi di sussistenza è condizionale alla produttività, a una settimana lavorativa standard di 40 ore, attorno a cui ci sono oscillazioni fatte di part-time involontari e di straordinari altrettanto involontari, ma i privati investono solo se c'è una prospettiva di profitto e quindi il posto di lavoro è condizionale a una crescita economica trainata da questa logica ed è proprio questa equazione alla crescita dei profitti il motore dell'attuale crisi ecologica. Quindi fare un discorso che tenda a slegare invece il reddito dalla produttività significa anche scardinare la logica produttivista della crescita infinita e quindi anche rendere un ambientalismo lavoratore, un ambientalismo della classe lavoratrice, un'alternativa valida al negazionismo. Insomma, un ambientalismo elitario che proponga sacrifici ai lavoratori e alle lavoratrici sarà sempre perdente, appunto perché non riuscirà a creare una mobilitazione di massa. Quindi per noi dobbiamo indicare delle forme di uscita da questo dilemma apparente di fronte al quale ci troviamo, e noi le indichiamo nella redistribuzione radicale della ricchezza, riduzione dell'orario di lavoro, chiaramente senza perdita di reddito, e transazioni a forme di produzione sostenibili e non mercificate. E Amazon, ormai insomma una delle compagnie più grandi al mondo, che è risultata come una delle grandi vincitrici di questa pandemia, almeno per il momento, è un terreno di lotta ideale per i movimenti che vogliono andare oltre la posizione tra lavoro e ambiente. Le prossime relazioni approfondiranno, da parte di militanti esperti ed esperte, diversi temi del discorso Amazon che noi speriamo possano andare a contribuire a una discussione di questo tipo. Passo subito a presentare il primo relatore, Alessandro Delfanti, esperto di tecnologie digitali, professore associato alla University of Toronto, che ci parlerà delle tecnologie che sta sviluppando Amazon. Grazie Alessandro. Eccomi, mi vedete, sentite? Spero. Scusate. Alessandro, vai pure. Ci sei, ok. Ho un attimo in cui pensavo di stare guardando nel vuoto del nulla di Zoom. Ok, quindi grazie tantissimo per l'invito. Sì, io insegno, chiaramente sono italiano, insegno all'Università di Toronto da qualche anno, ex membro dei movimenti contro la precarietà in Italia per un paio di decenni prima di trasferirmi in Canada. E sono anche piacentino, e quindi questa ricerca che sto facendo su Amazon, che ormai va avanti forse da 3 anni, nasce dal fatto che a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, c'è il primo e tuttora penso il più grande magazzino di Amazon sul territorio nazionale, e quindi mi sono trovato un pochettino quasi per caso ad avere, quando tornavo in Italia, vicino a casa, un esempio interessante di sviluppo del capitalismo digitale, e con ex compagni di classe, amici e amiche che ci lavorano, con persone dei movimenti, dei sindacati, del sindacalismo di base che se ne occupano. Quindi ho avuto un attimo questo momento di, come dire, di Glocal, in cui sono partito dal territorio in cui sono nato per analizzare l'azienda a livello un pochino più globale. Ovviamente la Amazon era, possiamo dire a posteriori, che era posizionata perfettamente per reagire alla pandemia, quindi semplicemente il fatto che si ordini online, che ci sia la consegna a casa, come sapete, ha favorito Amazon, ma non solo, ha favorito diverse altre aziende che lavorano con questo modello.
Amazon va un po' al di là, ovviamente, solo della questione dell'ordine online e della consegna a casa, visto che, si diceva anche nell'introduzione, il suo modello di just in time basato su questi cicli sempre più rapidi di ordini e consegne, quindi su questa spinta verso una logistica sempre più veloce, fino ad arrivare a promesse quasi assurde, tipo la consegna in un'ora di alcune merci in alcune aree urbane, ha contribuito al successo di Amazon non solo prima della pandemia, ma in particolare durante la pandemia. Non è l'unico fattore, cioè questo. Chiaramente Amazon si basa su questo motto che loro chiamano customer obsession, l'ossessione per il consumatore. Quindi questi cicli sempre più rapidi di consegne just in time sono in risposta a quello che Amazon vede come una domanda da parte del consumo o una domanda che può creare nel consumo. Cicli che stanno arrivando in alcuni brevetti che Amazon possiede, Amazon immagina o sogna. Addirittura la spedizione predittiva, come viene chiamata nei brevetti, cioè la possibilità di predire quello che una persona, quello che un consumatore vuole acquistare prima che il consumatore lo sappia o che ordini qualcosa. Ci sono quindi l'idea, per esempio, che si possono movimentare le merci e, per esempio, cominciare a impacchettare che ne so, del dentifricio e cominciare a farlo avvicinare a certi quartieri di una città, prevedendo che in quel giorno, in quella città, in quel quartiere avrà ordinato più dentifricio. Quindi questi cicli di just in time si stanno spostando oltre al tempo reale di un consumo che è sempre nel presente, ma addirittura stanno spingendo verso la frontiera del futuro, quindi in qualche modo di predire o di spingere i consumi anche a quel livello lì. Ci sono però, appunto, questo è il lato del consumatore, mentre invece una cosa che viene magari discussa a volte meno è il lato, beh, no, non chiaramente in questo ambiente, visto che questa chiacchierata è organizzata da DL Cobas, però il lato del lavoro e non quello del consumo è meno visibile da parte della popolazione e a volte è meno raccontato, anche se ultimamente questa cosa è cambiata. Quindi anche l'organizzazione del lavoro dentro i magazzini ha permesso ad Amazon di capitalizzare sulla pandemia, questo è sicuro. In particolare la sua capacità, forse vale la pena di citare due cose, la sua capacità di includere con cicli sempre più rapidi masse di lavoratori nei cicli produttivi, quindi di quasi azzerare il bisogno di, per esempio, di apprendimento di come funziona un ciclo produttivo, e quindi, come sappiamo, per esempio, in cicli stagionali basati su precarietà costruita in collaborazione con le agenzie interinali, Amazon ha questa capacità di inserire in brevissimo tempo migliaia di persone a lavorare nei suoi magazzini. E quindi di sostenere un turnover elevatissimo, cosa che durante la pandemia chiaramente ha dato un vantaggio competitivo. Amazon ha normalmente un turnover spropositato rispetto anche alla stessa industria della logistica. Io ho letto dati, non ho dati sull'Italia, non so se ci sono dati, magari sono sfuggiti a me, o non so se ci sono dati sull'Italia, ho letto dati sugli Stati Uniti in cui in alcune zone si parla di un turnover del 200%, cioè vuol dire che se un magazzino di Amazon impiega 1.000 persone, mediamente in un anno mediamente ne assume 2.000, vuol dire che le persone durano come media 6 mesi. Questi sono ritmi di turnover completamente spropositati rispetto alla media del settore. Amazon costruisce questo turnover, lo spinge, quindi ha la necessità di espellere lavoratori velocemente e di includere nuovi molto velocemente, e questa cosa l'ha coltivata nel corso di un paio di decenni, e in questo momento si sta rivelando un'altra arma, un'altra freccia al suo arco in termini di gestione della pandemia. Quindi la possibilità di, a seconda di quello che succede con la situazione della pandemia, per esempio in una certa area, comunque avere sempre accesso a una forza lavoro fresca pronta ad entrare nei cicli produttivi rapidamente. E poi l'altra questione più legata strettamente forse alla tecnologia è la capacità di mettere in campo forme di sorveglianza che potrebbero in futuro arrivare ad entrare nel corpo del lavoratore, quindi sistemi di sorveglianza biometrica che in questo momento
magari sono solo, diciamo, collaterali ad altri sistemi con cui la forza lavoro viene sottoposta al comando di Amazon, ma che però Amazon sta sviluppando. Vi volevo, ho ancora un po' di tempo, penso di sì. Vi volevo far vedere un secondo quali sono alcune delle tecnologie che Amazon sta sviluppando, che non sono necessariamente legate alla pandemia, ma potrebbero in qualche modo prefigurare quello che in quel settore potrebbe succedere. Vediamo se ce la faccio. State vedendo tutti i robottini? Sì, si vede. Ok. Quindi questo, scusate, questo è l'interno di un magazzino di Amazon, penso che molti abbiano visto queste foto ormai, quindi c'è questa cosiddetta Peak Tower, cioè un'area del magazzino multipiano divisa in corridoi e quindi in scaffali che poi sono divisi in piccole celle in cui vengono stoccate le merci. E quindi ci sono corridoi attraverso i quali camminano i lavoratori che sono le due figure, diciamo, principali di questi processi sono lo stower, che è quello che stocca la merce nella cella, e il picker, che invece è quello che, guidato dalla pistola sparacodici che gli dice dove andare, va al secondo piano, cella numero K47, e prende l'agendina che io ho ordinato ieri su Amazon. Alcuni magazzini più evoluti invece usano questi robot Kiva, ce ne sono già forse due in Italia che utilizzano questa tecnologia. Fondamentalmente in questo caso il lavoratore ferma a una postazione e questo robot va a prendere lo scaffale per il lavoratore o la lavoratrice, lo porta alla postazione in cui la lavoratrice sta lavorando e quindi, come vedete, lo scaffale ha le celle da cui si possono prelevare le merci. Quindi questa tecnologia fondamentalmente serve a intensificare il lavoro. I lavoratori riportano dei ritmi addirittura quadruplicati nel passaggio dal non robotizzato al robotizzato, quindi viene richiesto di piccare invece di 50 cose all'ora, magari 200 cose all'ora. Quindi intensificazione dei ritmi di lavoro e anche uso più efficiente dello spazio nel magazzino, perché se non servono i corridoi, si possono schiacciare più scaffali sulla stessa superficie. Però volevo farvi vedere una ricerca che sto facendo, che è la cosa più forse più personale che ho sviluppato io, che magari è più originale per chi già conosce il funzionamento del lavoro ad Amazon. C'è una ricerca sistematica sui brevetti che Amazon possiede. I brevetti sono documenti che garantiscono, assegnano la proprietà su un'invenzione a un inventore. Quindi sono documenti pubblici, fondamentalmente sì, c'è una specie di processo di application, oddio, non so più la parola in italiano, in cui qualcuno invia un brevetto all'ufficio brevetti, il quale certifica che questa invenzione è originale, è nuova, non è copiata da qualcun altro, è utile, cioè avanza il funzionamento delle tecnologie, eccetera. Dopodiché questi documenti vengono pubblicati, sono accessibili a tutti, perché il loro scopo è quello di garantire che la tecnologia sia appunto nuova e originale. Quindi il loro scopo è che io posso andare, scaricarmi questo brevetto e dire: aspetta un attimo, questa tecnologia qua esisteva già, l'avevo inventata io 10 anni fa. Quindi c'è in qualche modo la natura pubblica di questi documenti fatta apposta perché servono a garantire l'originalità dell'invenzione. Ma sono anche interessanti perché in qualche modo sono uno dei pochi oggetti che possiamo andare a studiare per capire le forme in cui il capitale possiede il futuro tecnologico. Cioè, letteralmente, questa è proprietà su cose che non esistono ancora. C'è un caveat, cioè che non è detto che quello che vediamo in un brevetto verrà mai veramente sviluppato in una tecnologia, neanche in un prototipo, e tantomeno che verrà mai utilizzato. Perché spesso i brevetti servono più che altro a rallentare la concorrenza, cioè se io brevetto una cosa talmente vaga quanto per esempio un magazzino volante servito da droni che consegnano per esempio le birre e le magliette della squadra di calcio di Treviso allo stadio mentre la gente sta guardando la partita,
questo è un brevetto molto futuristico, molto vago, molto ampio, che fondamentalmente in questi casi spesso è più che altro tende a proteggere un'intera area. Quindi se fra 10 anni un'altra azienda cercherà di brevettare un magazzino volante per l'e-commerce, Amazon potrà dire aspetta, l'avevo già brevettato io, anche se in realtà questo brevetto è molto vago, quindi si presta a diverse interpretazioni. Hanno questo ruolo quasi simile ai trattati delle potenze coloniali, in cui per esempio un trattato tra l'impero britannico e una popolazione indigena in quello che oggi è il Canada copriva in realtà una piccola area per alcuni scopi, però era scritto in termini talmente vaghi da permettere all'impero britannico dopo di reclamare la proprietà su un'area molto più vasta, per esempio tutto l'Ontario del Sud. Quindi in qualche modo i brevetti colonizzano il futuro in questo senso, cioè sono talmente vaghi che tu pianti una bandiera lì e poi dici adesso tutto questo futuro tecnologico potrebbe essere mia, attenzione se volete avventurarvi. Sono in realtà gli unici oggetti che si possono andare a vedere per cercare di capire come vengono disegnate e progettate alcune tecnologie che potrebbero entrare nei magazzini in futuro. Quindi sono andato a guardarmi alcune migliaia, penso che Amazon abbia qualcosa come 10.000 brevetti depositati negli Stati Uniti, di cui centinaia legati al lavoro del magazzino. Quindi ho fatto un'analisi sistematica di alcuni di questi brevetti. Alcuni sono molto espliciti, cioè sembra di leggere un manuale di sociologia del lavoro in alcuni casi, cioè non sono certo naive. Cioè per esempio questo dice, questa è una citazione da un brevetto: l'automazione è costosa e è difficile da implementare a differenza di una forza lavoro umana. Cioè fondamentalmente gli autori di questo brevetto ammettono che ci sarà una continua presenza dei lavoratori all'interno dei magazzini, anche a fronte di un aumento della composizione tecnica, quindi di un aumento dell'automazione, perché i lavoratori, le persone sono più sono meno costose e sono più flessibili. Altri si chiedono, però è inevitabile che, come dice la seconda citazione di questo brevetto, il cammino dei robot e quello degli umani che lavorano nel magazzino si incroceranno. In questo caso poi il brevetto continua dicendo potrebbe essere un problema di manutenzione per i robot, che è interessante perché in realtà i dati sugli infortuni sul lavoro nei magazzini di Amazon ci dicono che più un magazzino robotizzato, più aumentano i ritmi di lavoro, più aumentano gli infortuni. Quindi negli Stati Uniti, di nuovo ho delle statistiche su quello, Amazon ha mediamente il 50% di infortuni in più di aziende simili, quindi altre aziende nel settore della logistica. I magazzini con i robot Kiva possono avere il doppio di infortuni di quello che è già un livello molto alto, che c'è quello dei magazzini non robotizzati. Quindi in realtà i problemi di manutenzione sono più sui lavoratori che non sui robot. Però è interessante vedere come questi brevetti possono essere abbastanza espliciti nel descrivere una continua presenza del fattore umano all'interno della magazzino. Non perché gli inventori, gli ingegneri che lavorano per Amazon abbiano letto Marx e la teoria del valore di Marx, ma perché riconoscono dei limiti economici e anche fisici all'utilizzo dei robot nei magazzini. Quindi alcuni esempi sono tecnologie usate per intensificare il lavoro, quindi di nuovo per renderlo più rapido. Per esempio visori di realtà aumentata come questo, che proiettano sul campo visivo naturale di una persona che indossa questi visori dei segnali visivi che accelerano i processi di lavoro. Quindi per esempio mi dicono che devo svoltare a sinistra in questo corridoio per andare a cercare la famosa agendina che sto acquistando, che qualcuno ha acquistato, scusate. Quindi in questo caso rende più veloce il lavoro del picker o dello stower. La stessa tecnologia è usata per aumentare la sorveglianza, quindi in questo caso per esempio è sempre realtà aumentata, però immaginate in questo caso il visore indossato da un capo, quindi un manager di Amazon, che quando volge lo sguardo verso una lavoratrice, i sensori
che sono attaccati, che sono incorporati, scusate, nel visore di realtà aumentata, tramite tecnologie del riconoscimento facciale riconoscono chi è la lavoratrice e quindi proiettano sul campo visivo del capo informazioni relative a quella persona. Quindi, per esempio, in questo caso, il nome, come lo pronunci, visto che comunque la forza lavoro di Amazon è composta in maggioranza, soprattutto in alcuni paesi, da minoranze razzializzate, mentre invece i capi tendono ad essere bianchi, e quindi ci possono essere problemi di linguaggio. Lo status, che in questo caso è oro, non so, il brevetto non dice esattamente di cosa si tratti, però si potrebbe trattare della velocità del lavoratore o delle interazioni che ha con altre persone all'interno del magazzino, la storia, i compiti che ci sono stati assegnati, altre richieste che ha, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso, fondamentalmente, queste tecnologie aumentano la possibilità del management di controllare i lavoratori. Quindi la realtà aumentata è usata per in qualche modo aumentare le capacità del management di Amazon di interagire nel modo dispotico che normalmente abbiamo visto nei magazzini di Amazon con i lavoratori. In molti casi le tecnologie immaginate in questi brevetti incorporano, come dicevo, sensori, per cui fondamentalmente il lavoratore porta con sé sensori che aiutano la macchina, cioè il software che gestisce i magazzini, a analizzare e conoscere l'ambiente attorno a sé. In questo caso, per esempio, sono una telecamera montata su occhiali portati dalla lavoratrice in questione, che analizza in tempo reale, in 3 dimensioni, lo spazio all'interno di una cella, e poi comunica alla lavoratrice come, per esempio, infilare quel pacco nel modo più efficiente all'interno di quella cella. Quindi in alcuni di questi esempi il lavoratore e la lavoratrice diventano in qualche modo portatori degli organi di senso del software. Questo è un esempio invece in cui fondamentalmente si tratta di spingere le tecniche tradizionali del taylorismo in qualche modo all'interno del corpo del lavoratore e per migliorare i processi. Non del lavoro umano, ma del lavoro solo macchinico. Quindi per il taylorismo è quel sistema per cui il management analizza nel capitalismo industriale di inizio secolo si parlava di cronometri e quaderni in cui scrivere in che modo i lavoratori svolgevano un certo processo per cercare di velocizzarlo e ottimizzarlo. In questo caso invece chi deve ottimizzare il processo è il robot. Quindi in questo caso se vedete che c'è una tazza che è la merce da prendere e mandare all'impacchettamento e alla spedizione. Il robot può accedere a database in cui ha storati dati su quel tipo di oggetto oppure strategie per prendere quel tipo di oggetto. Ci sono dei sensori che analizzano l'oggetto in diretta. Se comunque il robot non riesce a svolgere quel compito, viene chiamato un lavoratore, il quale, per esempio, indossando un guanto che al suo interno incorpora sensori di posizione nello spazio, velocità, accelerometri, per esempio, sensori che analizzano la pressione applicata a qualcosa, analizza in dettaglio i movimenti che il lavoratore o la lavoratrice fa per prendere la tazza e metterla, per esempio, nella cesta in cui deve andare, e a quel punto il computer immagazzina questa conoscenza, in qualche modo cattura quello che è una conoscenza che viene direttamente dal corpo, cioè un sapere tacito che viene dal corpo del lavoratore, e da quel momento in avanti può utilizzarlo non solo questo robot, ma qualunque altro robot anche in altri magazzini di Amazon. Infine, questo è un sistema per la divisione del lavoro tra robot, e lavoratori umani, in cui Amazon immagina un magazzino che dà per scontata il persistere del lavoro vivo all'interno dei magazzini, ma immagina un modo in cui possa essere i compiti possono essere divisi efficacemente tra robot e lavoratrici e lavoratori umani. E quindi in questo caso analizza la merce che deve essere presa, impacchettata e spedita e decide se mandarla a una postazione in cui lavora un robot o a una postazione in cui lavora un essere umano. Quindi penso che questo sia l'ultimo brevetto
che ho, ce ne sono altri se volete, li vediamo, ce ne ho altre cose divertenti se vi interessano dopo, se abbiamo tempo. La cosa interessante secondo me è che questo, anche se non parla direttamente di quello che è successo durante la crisi della pandemia, sicuramente immagina un futuro in cui il livello di sorveglianza biometrica appunto entra nel corpo del lavoratore, quindi un futuro in cui il lavoratore è ricoperto, la lavoratrice è ricoperto, incorpora nel suo corpo una serie di sensori che analizzano i suoi movimenti, i suoi spostamenti, il luogo in cui guarda. Quindi, per esempio, alcuni di questi sensori sono attivati dal fatto che io mi giro mentre porto questi occhiali, per esempio, e guardo una specifica cella, oppure nel caso del capo, guardo uno specifico lavoratore, e quello attiva i sensori, cominciano a catturare informazioni, il software centrale chiaramente le analizza e poi manda un feedback direttamente alla lavoratrice o al capo. Amazon ha la capacità la forza che ha dal punto di vista dell'innovazione tecnologica e lo stato avanzato in cui è in termini di sorveglianza, anche a livello biometrico, dei lavoratori, fanno pensare a un futuro in cui anche l'analisi, per esempio, dello stato di salute dei lavoratori legata alla presenza del virus potrebbe essere incorporato in alcune delle cose che già ora succedono nei laboratori di Amazon, per esempio, passare dal metal detector ogni giorno quando entrano e escono dal magazzino. Non vorrei prendere troppo tempo perché penso 20 minuti di averli già fatti, quindi magari mi fermo qua e poi sono ovviamente a disposizione per discutere con gli altri e le altre e anche se ci sono domande specifiche in particolare su questo tipo di ricerca, in cui appunto, come dicevo, cerco di capire il modo in cui il capitale possiede il futuro tecnologico e quali di queste tendenze potrebbero avere a che fare col modello di business di Amazon, con la sua capacità di sfruttare il lavoro in modi specifici e magari anche con l'evoluzione della pandemia. E mi fermo qua. Grazie. Grazie mille Alessandro, molto affascinante la ricerca nel dettaglio della tecnologia che ci ricorda anche insomma come la tecnologia non sia politicamente neutrale, ma sia in molti modi una incorporazione dei rapporti di potere in una società e che quindi in una società diversa la tecnologia potrebbe essere diversa. Passiamo ora all'intervento di Ellen Rees, professoressa di sociologia del lavoro alla University of California Riverside. È curatrice del libro appena uscito un mese fa, The Cost of Free Shipping, Amazon in the Global Economy, ovvero il costo delle spedizioni gratis Amazon nell'economia globale. Prima dell'intervento mi soffermo rapidamente sui dettagli tecnici, ovvero per fare domande ai relatori, quelli che parlano italiano, chiaramente per problemi linguistici, tant'è vero che anche il video di Ellen è sottotitolato. È possibile scrivere un messaggio privato alla pagina di globalproject.info, la pagina Facebook, e dopodiché il moderatore, ovvero il sottoscritto, passerà le domande a chi di dovere. Passiamo ora subito all'intervento di Ellen Rees, che presenta un pochino tutti i vari aspetti di Amazon nel libro da lei curato. Hey, good afternoon, everyone. I've been asked to talk about this edited volume, The Cost of Free Shipping, Amazon in the Global Economy, which I worked on with my colleague, Jake Alina, home at Boston. And it's out with Pluto Press, so I hope you check it out. It talks about the rise of Amazon, which is hard to miss these days, right? Amazon has just risen very, very quickly to become the most valuable corporation in the world, with Jeff Bezos quickly becoming the richest man on earth. Amazon capitalism, we argue, both embodies and has promoted this new form of capitalism we see in the global economy. It embodies and promotes many of the destructive trends we see in the larger economy, including one-click instant consumerism,
and the heavy exploitation of workers who are increasingly contingent, subcontracted, and many of these workers are workers of color, immigrant workers, increasingly women workers as well. So the cost of free shipping, we use this title to bring attention to that free shipping isn't so free, especially for workers and communities. For communities, we've seen the rise of tax evasion and the blocking of local tax initiatives. We've seen that, for example, in Seattle, as one of the chapter's details. We've also seen an enormous cost for our local environment. There is an enormous carbon footprint for the rise in home delivery. And this cost is unevenly borne, and it's heaviest usually in warehouse communities. Many of these are low-income communities of color who have seen rising levels of air pollution, increasing traffic congestion, and the wear and tear on roads, right, that all these delivery vans and vehicles create, right? We've also seen huge costs for workers, right? We've seen Amazon going out of its way to sort of avoid the unionized delivery drivers, right, and instead hiring some contracted, some small delivery companies that are not union. And we also see the heavy exploitation of warehouse workers as well. In the United States, many of these workers are workers of color, and in Europe, many of them are immigrant workers, right? And Amazon sort of exploits the social differences among workers. And among these delivery drivers and warehouse workers, right, they're under constant surveillance, right, to make rates, to get the goods delivered on time. They are paid very low wages. They're living, in the poverty, you know, and they're working under very unsafe conditions, right, with this heavy, intense surveillance and pressure to get the goods out on time. It creates very unsafe working conditions, and this is certainly true during the pandemic, right? And many workers have become sickened and exposed to the virus by working for Amazon. But even prior to this time, Amazon had a very high injury rate among workers, even high for the industry, right? Injury rates are higher than the industry average, and this is an industry that's known to be one of the most dangerous industries, right? But we've seen also the rise of tremendous resistance to Amazon capitalism by workers and communities. You know, for workers, this takes the form of unions, right, who have formed, organized, gone on strike. This is especially true in Europe, where it's more developed, but we're seeing the rise of worker resistance even in the United States as well, with the rise of Amazonians United, chapters popping up and spreading, especially during this pandemic. And we also see worker centers too, organizing workers, unions working to organize them. And these workers have been very, very courageous, right? Engaging in walkouts and strikes. And working across nations, right? There's been a rise of transnational coordination among these workers, Amazon workers. It's very exciting. We also see rising protests too among small businesses. This was particularly fierce in India, as one of our chapters describes, where small businesses had enormous protests, right? To Amazon. And communities, right, are fighting for local democracy, fighting for tax initiatives to curtail this rising inequality and tax evasion by this enormous corporation, right? We
we also see environmental justice activists too that are organizing, fighting for clean air, fighting for greater protection for their communities, from all these home deliveries that are coming in to their communities. And the communities and workers have also been collaborating. So you see that some exciting collaboration among activists, not only across nations, but also across movements. We've seen this during the Pride Day protests that have just taken place, and we'll see it again during Black Friday and Cyber Monday, as workers and communities, again, are going to be engaging in some very exciting protests and challenging Amazon capitalism. So if you're interested in learning more about Amazon capitalism and impacts on workers in the community and how people are fighting back and how to get involved, I do hope that you will get a copy of The Cost of Free Shipping by Pluto Press. Thank you. Beh, ringraziamo Ellen. Direi che il suo intervento ha messo assieme in modo molto chiaro, no? Le diverse problematicità che Amazon costituisce, ma anche rappresenta al contesto di un trend più ampio. Infatti loro chiamano capitalismo Amazon comunque tutto il capitalismo, no? Delle grandi piattaforme. E quindi abbiamo visto da un lato la questione del lavoro, dall'altro la questione ambientale, sia da un punto di vista globale, per cui quello delle emissioni di gas serra, che dal punto di vista locale, per cui per esempio la localizzazione di nuovi poli logistici su aree ambientalmente preservate, ma anche, come diceva prima Alessandro, la stratificazione della forza lavoro su basi razziali e di genere. Adesso andiamo a parlare un po' più da vicino di come Amazon esiste, sta impattando sui nostri territori, in primo luogo dal punto di vista della questione ambientale, ma che appunto, come abbiamo ribadito, è collegata, e lo facciamo con l'intervento di Fabio Tullio, un attivista del coordinamento No Maxipolo di Casale. Per chi ci seguisse non dalla provincia di Treviso, si tratta di un comune della provincia di Treviso. A te Fabio, grazie mille. Tanto buonasera a tutte e tutti e grazie anche per questa possibilità, perché credo sia importante, come abbiamo visto poco fa nel video della professoressa dell'Università della California, che è importantissimo anche poter parlare di cosa si sta facendo attivamente con i territori per riportare un po' di quella giustizia che tutti noi cittadini e cittadine dobbiamo anche guadagnarci e ritornare a guadagnarci, ecco, che è il nostro diritto avere anche. E io passo, vedo se riesco a condividere direttamente. Un attimo solo, e così mentre parlo vi mostro un pochettino cosa è stato fatto in questo territorio. Allora, io sono appunto Fabio e sono un attivista principalmente ambientalista con particolare attenzione, insomma, ovviamente anche ai diritti umani. Le due cose sono strettamente correlate e collegate. Faccio parte sia di Lega Ambiente che poi anche di un collettivo che riunisce varie associazioni, vari movimenti, tra quali anche Fridays for Future e altre associazioni sia locali ma anche con connessioni a livello globale, ovviamente, quindi movimenti planetari quasi, come Fridays for Future, Extinction Rebellion, eccetera. Ci tengo a sottolineare questo perché è importantissimo riuscire a dialogare sia tra i cittadini dei vari territori, ma sia anche tra le associazioni, perché riusciamo ad avere ovviamente
molta più incisività in quello che facciamo, in quello che esponiamo, ricerchiamo, e quindi anche ringrazio il contributo di Alessandro Delfanti, che è stato anche fonte di documentazione, quindi di, anche di abbiamo letto molto anche i suoi articoli. Perché? Perché ovviamente bisogna conoscere un pochettino le realtà che minacciano, ecco, di insediarsi nei nostri territori. E dico minacciano perché? Perché in questo caso, come potete vedere, vi sto facendo vedere un po' la pagina Facebook di questo coordinamento, si tratta di un insediamento, di un piano urbanistico che il Comune di Casale sul Stile sta portando avanti e prevede appunto un maxi polo in un'area di 500.000 metri quadrati che attualmente è suolo permeabile, e questo dato è fondamentale. Per questo poi è una minaccia, perché si andrebbe a perdere suolo permeabile, quindi si andrebbero a perdere servizi ecosistemici, generando quindi dei costi incredibili, perché ovviamente non si pensa mai che la perdita del suono generi dei costi per la collettività. In questo appunto, scusatemi, in questo percorso, a partire da maggio, ci siamo costituiti in parecchie associazioni. Siamo partiti cercando di capire un pochettino cosa stava avvenendo all'interno dell'amministrazione, in quanto durante il lockdown, ad aprile in particolar modo, è successa una cosa molto particolare, cioè è stato adottato, ecco, questo piano urbanistico senza coinvolgere il Consiglio Comunale, quindi è stato diciamo approvato e adottato in giunta solamente, e quindi qua abbiamo cominciato a capire che poi molto probabilmente c'era poca volontà di condividere le scelte strategiche che ovviamente vanno a coinvolgere un'intera comunità. E da qua abbiamo cominciato ad approfondire l'argomento e ci siamo un po' preoccupati, perché sebbene non sia mai stato palesato il nome, ecco, di Amazon, non è nemmeno mai stato smentito, quindi è una verità giornalistica che di fatto, non essendo stata smentita, noi diciamo che perseguiamo, ecco, questo, con questa linea qui. Noi pensiamo che sia Amazon, ecco, e quindi pensiamo che questa battaglia debba, oltre ad essere una battaglia locale, essere anche un esempio, comunque unirsi a tutte le altre battaglie che si stanno combattendo in giro per il territorio italiano. In particolar modo qua c'è l'insieme, in questa mappa vediamo proprio il numero degli attuali, ecco, i progetti, queste 23, questi sono gli hub logistici attualmente presenti in giro per il territorio nazionale, e in più qui sotto c'erano i progetti in corso, che in realtà, essendo un documento del 2018, non è aggiornato, anche perché questo è Guglielmo, a Rovigo è già attivo da settembre, e anche lì ci sono stati un bel po' di problemi, ecco, sia dal punto di vista dell'iter amministrativo, di autorizzativo, anche per tutta la parte della normativa urbanistica, sia anche poi di coinvolgimento della cittadinanza. Casi molto simili con cui siamo in contatto sono sia il caso studio di Alessandro Delfanti, che ha riportato anche precedentemente, quindi la zona di Piacenza, sia poi attualmente non è direttamente Amazon, ma è un altro polo logistico, anche qui può essere Amazon, possono essere altri, non è ancora stato dichiarato, e anche questo, insomma, fa pensare il fatto che non si sappia chi presenta i progetti. Ovviamente ci sono, Amazon si avvale dei general contractor, insomma, che si occupano di tutto, di preparare questi bei pacchettoni di capannoni alti 25 metri, enormi, appunto, il caso di Casale Sussile sono 500.000 metri quadrati.
si affidano a società intermedie e non danno la possibilità ai cittadini di capire chi si insedierà. E questo è fondamentale perché per due aspetti. La prima, appunto, capire le ripercussioni a livello, ad esempio, nel caso di un polo logistico, non solamente del suolo consumato, ma anche dei veicoli che muoverà. L'esempio di Casale Sulsile, a livello anche di studio di viabilità, si stimano addirittura 1.300 mezzi all'ora di punta, ecco, di cui 500, quasi 600 mezzi pesanti. Alcuni verranno dirottati su una direttrice che è quella della 4 e un'altra rotella invece la 27, ma anche questo dato con cui tra virgolette si giustifica l'amministrazione non è propriamente corretto, o meglio non lo riteniamo corretto, in quanto abbiamo proprio le prove attuali, essendoci un'altra grossa azienda che si occupa di logistica di consegne proprio nello stesso comune, attualmente non utilizza meno ovviamente l'ingresso che ha anche molto vicino all'autostrada per motivi economici, quindi risparmia passando lungo il centro cittadino per prendere il casello successivo, aumentando ovviamente il traffico e di conseguenza anche l'inquinamento atmosferico. Quindi ritorno un attimo, faccio un passo indietro. È fondamentale sapere chi ovviamente dovrebbe andare ad insediarsi in questo polo logistico, ovviamente, perché in base a questo ovviamente si possono fare delle previsioni e i sindacati si possono anche già preparare in funzione di cosa li aspetterà. Ecco, in questo caso, nel caso di Casale Sulsile, tutti i sindacati hanno rizzato le antenne, ovviamente. Perché sono questioni nuove, anche a livello contrattualistico, e forse poi Ruggero ce ne parlerà. Per noi, appunto, dal punto di vista ambientale, invece i temi sono il suolo, l'inquinamento atmosferico, quindi tutto ciò che concerne l'ambito della mobilità e della viabilità, e di conseguenza anche l'aspetto sanitario. Ovviamente l'altro aspetto è il commercio, quindi il commercio di prossimità, ciò che comporterà il fatto di avere comunque questo tipo di, se fosse veramente Amazon, ecco, cosa comporterà a livello di tessuto anche sociale, ecco, all'interno di un comune di 14.000 abitanti, poco meno di 14.000 abitanti. Ritorno un attimino qui per far capire un po' come ci siamo mossi. Allora, gli ambiti, come abbiamo detto, appunto, il consumo di suolo, abbiamo i dati dell'ISPRA, ci siamo sempre, ecco, l'approccio è quello scientifico, quindi tutte queste percentuali abbiamo ovviamente recuperate, estrapolate, studiate da delle fonti attendibili, quindi da ISPRA, da rapporti ARPA, eccetera, l'inquinamento dell'aria, idem. La democrazia e la partecipazione, questo aspetto è un aspetto per noi fondamentale, perché in questo caso c'è stata una forzatura e la preoccupazione è che questo modello si replichi anche in altri territori, e lo stiamo verificando, poi vi racconterò brevemente un altro caso, è che si perda poi la possibilità di condividere delle scelte con la cittadinanza. In questo caso è stato portato avanti durante ovviamente un lockdown, quindi il 30 aprile eravamo ancora nel mezzo della prima chiusura. Scusatemi, mi stanno già redarguendo per l'orario, vado via veloce. L'amministrazione ha pensato che non valesse la pena informare, ecco, la cittadinanza e proseguire così. Anche attualmente una dichiarazione proprio uscita oggi nel telegiornale è che in seguito alla nostra sollecitazione per fare nuovamente in dire un'assemblea pubblica, anche online ovviamente, va benissimo, l'accettiamo, l'importante è parlare e darci dei dettagli, la risposta è stata: le scelte strategiche le decide la giunta, appunto, quindi nemmeno il Consiglio Comunale, ma la giunta. E secondo noi, ecco, non va bene questo, no, non è democratico questo tipo di approccio. E poi ovviamente fornire delle idee di economia,
e che vadano anche ad aiutare in questo periodo di difficoltà ulteriore dovuto a questo coronavirus, che denota ovviamente che già è originato da un mancato contatto, ecco, tra uomo e ambiente. L'uomo ormai non è più ambiente, dobbiamo ritornare ad essere ambiente. Anche in questo riuscire a incentivare delle dinamiche di commercio locale, di incentivi di altro tipo rispetto all'economia locale, secondo noi è fondamentale. Qui c'è un po' di percorso, in questo non mi dilungo più di tanto perché vorrei poi condividere con tutti voi questo strumento che abbiamo creato, e banalmente è una cartella condivisa online dove è possibile trovare tutto un insieme di articoli, le delibere di giunta, i documenti di progetto presentato, vari articoli all'interno, in cui ci sono anche appunto vari articoli di Alessandro Delfanti e non solo, per fare un approfondimento, perché questo riteniamo essere appunto la base della democrazia, il fatto di informare e rendere consapevoli le persone rispetto alle scelte future, ecco, che verranno nel proprio territorio. E tutto rendendo anche proprio molto trasparente tutto quello che il comitato, il coordinamento di cittadini e associazioni sta effettuando, anche per potersi attivare attivamente. Qui, oltre a questo di Casale Sussile, qua vedete ci sono tantissimi altri casi che stiamo seguendo appunto come cittadine e cittadini attivi nella provincia di Treviso, una delle più industrializzate. Quello che noi richiediamo oltretutto è, oltre a sapere se effettivamente sarà Amazon, non sarà Amazon, eccetera, è sapere effettivamente quali alternative possono essere. Se noi abbiamo proposto, abbiamo richiesto uno studio, un censimento, ecco, delle varie aree industriali dismesse, perché ovviamente è importante la questione ambientale, quindi capire dove effettivamente può essere trasferito, ecco, questo. Evitiamo di consumare suolo, rigeneriamo, quindi tutta la parte anche di policy, di sviluppo di nuove normative che incentivino la riqualificazione e il riuso di aree industriali dismesse, ce ne sono più o meno 17-18 mila capannoni dismessi tra la provincia di Treviso e di Padova. Ma è anche importante, una volta che si capisce dove si può insediare, rigenerando appunto quegli spazi, chi si va a insediare, perché effettivamente poi c'è tutto ciò che è stato affrontato prima dal professor Delfanti. Io mi fermo qui. Vi lascio poi i riferimenti per seguire un po' questo caso particolare, che però è strettamente collegato ad altre cause e ad altre battaglie che si stanno seguendo, ad esempio l'ultima è in provincia di Asti, quindi in Piemonte, dove c'è proprio un caso simile anche rispetto all'iter burocratico, una forzatura appunto anche rispetto alle le norme urbanistiche. Vi ringrazio ancora per lo spazio e per il coinvolgimento, e a più tardi, se ci sono domande, volentieri. Grazie mille Fabio, sei stato chiarissimo. Ora che siamo tornati, diciamo, sul locale, spaziamo invece sia sull'internazionale ma che sul lato lavoro, perché come diceva prima Ellen Rees, una delle cose importanti da fare è creare collegamenti sia a livello internazionale ma anche, tra virgolette, a livello settoriale, ovvero tra tipi di movimenti diversi che magari di solito sono separati. E chiaramente quando si dice se voi non volete, no, consumare suolo verde per fare magazzini, come risolvete il problema del lavoro, la risposta che noi diamo è quella meno orario e quindi creazione di posti di lavoro facendo lavorare per meno ore i lavoratori senza perdita di salario, quindi come si diceva una volta, meno orario, più salario e cambiamento del modo di produrre. E queste sono proprio le rivendicazioni che stanno portando avanti i lavoratori Amazon in Polonia. Passo quindi la parola al video sottotitolato di
Agnès Cambroz, una militante del sindacato Iniziativa Operaia, non sono in grado di pronunciarlo in polacco, chiaramente, che quindi ci parla dalla Polonia. My name is Agnieszka Mróz. I'm a member of Workers' Initiative, a grassroots-based union that organizes Amazon workers in Poland. In previous days, there's been a campaign organized by Amazon workers in Poland under the slogan 2000 Polish Złoty for everyone. This campaign represents the anger of a lot of warehouse Amazon and temp workers together, that in the time when Amazon workers are declared to be heroes, in the time when they are still coming to work all this year, and in the time when Amazon made the biggest profit in previous years, Polish Amazon workers still make less than €5 an hour. This year they didn't got any wage increase, and Christmas bonus, which in previous years helped Amazon workers to repair their households because during the year they are not paid enough for decent living. So this year the Christmas bonus is very low. Amazon workers in the previous weeks, they were wearing health and safety orange vests, and on the back of that they made handmade slogans that we demand 2000 złotych more. And also in a few warehouses, especially in near Wrocław, that's Silesia, there were a few stoppages. Forklift drivers from ship and dock departments, they did gather on a day shift and a night shift and stop the work from few minutes to 1 hour. And more than 100 forklift drivers took part in the action. Also, workers from different departments, from clients' returns, they pressed red andons. Red andons is a light symbol that's signalizing that workers cannot continue work, and allegedly 180 workers simultaneously at the same time press the alarm light. Also, there's a Black Friday coming, and we are convinced that Amazon workers globally, and in Poland especially, because our wages are much lower than in the Western European countries, we demand respect, we demand higher wages, we demand additional Christmas bonus, and we want to make Amazon pay. And also under that slogan, workers are thinking to take actions. We need to take actions above borders, because only when we are united, we are stronger. This grassroots initiatives in the previous weeks in Poland, they're proving that Amazon is vulnerable, that when workers act together and act collectively, we can make a big difference. So under the slogan 2000 złotych for everyone, we represent this anger. We represent willingness of workers to fight for a better life and for dignity. Also, that happens now. It's not a coincidence that this action is happening now, because Amazon has been recruiting additional 10,000 temp workers in Poland. Right now, 18,000 permanent workers work in eight Polish fulfillment centers. To fulfill that demand and to send boxes from Poland to Western European countries, to Germany, Amazon did offer 2,000 złoty bonus, but only for new hires not for those who working in the warehouses for a few years, but also not even for those temp workers who've been employed for a few months. So under the slogan, we also say that we don't agree with the company dividing us to temp, permanent. We all have families, we all have to pay living costs,
and we all should fight united hand in hand for better treatment for all warehouse and logistic workers. So those workers who are essentials, were declared to be essentials, but the wage we make, it's not enough for essential the life we want to live. Grazie mille alla Agnieszka, bellissimo intervento. Non so bene perché stia partendo un monologo dei Pooh. Evidentemente dipende dai gusti musicali della regia tecnica. In particolare mi ha colpito dell'intervento di Agnieszka lo slogan, no? 2000 slotti per tutti, che ricorda le 5000 lire uguale per tutti dello sciopero del 1968 di Porto Marghera, rimasto nella leggenda, ma che aveva lo stesso obiettivo, no? Quello di combattere la discriminazione e la divisione fra lavoratori con categorie contrattuali diverse. Quindi abbiamo avuto in questi ultimi due interventi, uno sul fronte ambientale e l'altro sul fronte del lavoro, e adesso Sylvain della Francia avrà un intervento che spiega come il suo sindacato a Parigi, Solidaire, ha messo assieme e sta lavorando per mettere assieme le due questioni. Si tratta del penultimo intervento, la parola a Sylvain. Bonjour, je suis Sylvain de l'Union syndicale Solidaire Paris. Et donc, dans le cadre des relations interprofessionnelles de l'Union syndicale solidaire, je m'occupe un temps soit peu des relations entre les travailleuses et les travailleurs d'Amazon, des entrepôts avec l'Union syndicale solidaire, et également aussi des relations au niveau de Amazon et les travailleuses et les travailleurs sur un plan transnational. Voilà. Et donc, pour ce qui est donc de sujet à propos donc d'Amazon et de sa relation à l'environnement et de la menace potentielle que l'entreprise également représente par rapport à l'environnement et toutes les questions environnementales, il faut savoir que il avait été posé au niveau des travailleuses et des travailleurs dans les entrepôts la question de ce que faisait Amazon concernant donc les tonnes de marchandises qui restaient en stock parce que personne n'avait parce qu'elles n'avaient jamais été en fait achetées, voilà. Et donc un moment donné dans des entrepôts ou dans des magasins, il faut savoir qu'au niveau capitalistique, des marchandises qui ne circulent pas représentent donc une valeur morte à un moment donné, puisqu'elles ne représentent aucun chiffre d'affaires et donc seulement une valeur de stockage, et que cette valeur de stockage, au bout d'un certain temps de stock finalement, la valeur de ces marchandises est réduite à zéro. C'est la loi du capitalisme et de la marchandise. Et donc, face à ces stocks morts, donc Amazon, plutôt que d'en distribuer ou d'en assurer une autre utilisation et autres, avait préféré donc détruire des marchandises d'une manière massive, ce qui, évidemment, au niveau environnemental, est tout sauf quelque chose de bénéfique, bien sûr. Par ailleurs, aussi, au niveau syndical, l'Union syndicale solidaire avec également d'autres syndicats, dont la CGT par ailleurs, participe à une campagne à propos de Amazon. Et cette campagne est en relation avec des associations comme ATTAC, et ainsi que des groupes et associations activistes en termes d'environnement comme les Amis de la Terre et également aussi Extinction Rebellion par exemple, qui également
font des rapports, écrivent des articles, distribuent des tracts à propos donc du danger que peut représenter Amazon par rapport donc à sa vision de l'environnement, qui n'est qu'une vision donc d'un rapport marchand. Voilà, donc il y a tout un tas de questions en effet par rapport maintenant au niveau de la situation française d'un déploiement d'Amazon sur certains territoires où il est vrai que l'installation d'un entrepôt Amazon correspond aussi à toute une comment dire à toute une cargaison de marchandises qui circule et donc également aussi une flotte, notamment deux camions, parce que les marchandises transitent surtout quand même par la route, dans des coins, par exemple, Amazon souhaite s'implanter dans des régions très très verdoyantes et où donc l'environnement a été préservé, notamment dans le sud de la France. Et en ce moment, il y a des activistes qui essaient d'établir un rapport de force pour pousser les autorités locales à refuser l'implantation donc d'entrepôts Amazon dans des zones environnementales qui n'ont jamais été perturbées par l'industrialisation, par exemple. Ça, c'est le cas donc dans le sud de la France. Voilà. Et également aussi au niveau donc transnational. Les camarades des entrepôts ont établi des contacts avec des camarades du collectif qui existe surtout aux États-Unis, qui s'appelle Amazon Employees for Climate Justice, qui est une coalition notamment des fameux tech workers, les ingénieurs informatiques d'Amazon, du siège de Seattle et d'autres sièges régionaux d'Amazon, et qui donc se battent également non seulement pour la justice sociale, mais aussi sur l'environnement. Et donc en décembre dernier, on avait reçu trois activistes, trois camarades, à savoir Rebecca, Eliza et Nantina, qui sont en relation avec ce collectif, donc Amazon Employees for Climate Justice. Et on avait également établi des liens, des contacts et lancé aussi des réflexions autour donc du lien entre lutte sociale et environnement. Voilà, donc tout ça en même temps n'est qu'un début, si on peut dire, puisque donc bon, la structuration des travailleuses et des travailleurs concernant Amazon est quelque chose quand même plutôt récent aussi. Par ailleurs aussi, on est dans en ce moment, les camarades qui travaillent dans les entrepôts font face aussi à la situation sanitaire de la pandémie. Et par exemple, aussi ce printemps, en menant à la fois des actions de revendication sociale au sein des entrepôts, avec aussi une action en justice, la direction d'Amazon France s'était vue contrainte de fermer les six entrepôts principaux d'Amazon établis en France. Voilà, ce qui fait que quasiment 11 000 travailleuses et travailleurs durant ce printemps, entre quasiment tout le mois d'avril et une bonne partie du mois de mai, avaient été donc protégés du virus, puisque du virus Covid-19, puisque donc Amazon avait fermé ses entrepôts. Voilà, ce qui avait été aussi une certaine victoire à la fois sociale concernant Amazon. Voilà, donc oui, les connexions entre travailleuses, travailleurs et activistes de l'environnement sont en train de s'établir, que ce soit en France et un peu partout dans le monde.
Et donc, les camarades des entrepôts, ainsi que notre union syndicale, hein, l'union syndicale solidaire, on suit ce qui se passe et on reste extrêmement attentif voilà, à comment Amazon installe ses entrepôts et de comment donc elle souhaite également organiser ses services de livraison. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, je pense, de notre côté, en tant qu'Union syndicale solidaire, côté français. En tout cas, bon débat à tous et à bientôt. E grazie anche a Sylvain. Ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa serie di interventi. L'ultimo intervento è di Ruggero Sorci della DL Cobas, in particolare di Treviso. ADL Cobas, come sapete, è tra gli organizzatori di questo dibattito, non per niente, nel senso che si tratta del sindacato che più ha organizzato le lotte della logistica e quindi del settore dei lavoratori Amazon in questi anni nei nostri territori. Di conseguenza io ti chiederei, no, di fare un punto sullo stato di queste lotte al momento, quali sono le prospettive e quali sono anche i collegamenti rispetto agli altri temi. Ti ringrazio, a te la parola. Allora, ciao a tutti e a tutti intanto, e grazie a Lorenzo per aver organizzato questo webinar, insomma, di questi tempi nei quali, come dire, siamo in qualche modo confinati anche a... è difficile riuscire poi a dare materialità e dare anche spazio a tante delle lotte che vengono messe in atto, in pratica, insomma, tante delle lotte che si stanno dando. È giusto anche approfittare di questi momenti in qualche modo per riuscire a darci anche un po' delle coordinate, per riuscire a leggere le cose che succedono attorno a noi e darci degli strumenti per leggere il mondo e vedere anche appunto come e perché determinate lotte si evolvono e in quale direzione vanno. Allora, beh, intanto io così volevo fare alcune premesse, insomma, per quello che diceva prima Fabio, diceva che non è stato mai né confermato né smentito che io ovviamente parlo da Treviso, quindi insomma conosco in particolar modo la realtà trevigiana, però prima Fabio diceva che non è stato mai confermato né smentito che a Casale sarebbe appunto sorto il nuovo polo Amazon, ma di fatto gli altri magazzini Amazon in giro per l'Italia già parlano del nuovo hub di Casale, quindi come dire, non è una conferma ufficiale, ma come dire, già dappertutto ormai all'interno dei magazzini si sa che a Casale sorgerà un hub, che per chi non lo sapesse, un hub vuol dire fondamentalmente non è un magazzino di smistamento, diciamo, al dettaglio, ma uno di quei grossi magazzini nei quali arrivano come dire, arrivano i grossi camion e poi ripartono a loro volta i grossi camion, alla volta poi dei magazzini di smistamento dai quali poi partono i famosi furgoncini della Mercedes, che sono poi quelli utilizzati da Amazon, ecco. Dunque, così, giusto per dare alcuni elementi. Intanto, relativamente ad Amazon, va premesso che almeno in Italia è estremamente difficile riuscire a entrare, a entrare come sindacati all'interno dei magazzini, perché vengono utilizzati dei metodi veramente, direi, militareschi all'interno del magazzino, che regolamentano il lavoro e a loro volta anche in qualche modo regolamentano poi l'attività sindacale all'interno del magazzino. Basti pensare che i capi reparto all'interno dei magazzini di Amazon vengono chiamati Marshall, no? Marshall è un termine militare americano, insomma, quindi è un po', c'è questo tipo di impostazione molto reggimentata. Tre anni fa, se non sbaglio, alcuni compagni erano andati fuori dai magazzini di Amazon
fondamentalmente a volantinare per cercare di volantinare con i lavoratori, appunto lamentando e denunciando anche lo sfruttamento dell'ambiente fatto da Amazon. E la risposta dell'azienda è stata di far sì che gli autisti pronti a uscire si mettessero in fila uno dietro l'altro, e gli era stato fatto divieto esplicito di poter anche soltanto abbassare il finestrino. Ovviamente divieto esplicito che assume tutto un suo valore, un suo grande valore, nel momento in cui viene fatto un uso sproporzionato dei contratti a tempo determinato e dei contratti a somministrazione, quindi tramite agenzia interinale, e quindi di fatto la tua conferma all'interno del magazzino come dire, è condizionata dal fatto che tu mantieni un comportamento gradito all'azienda. E evidentemente portare dentro l'azienda un volantino che critica il comportamento aziendale non è una pratica consentita all'interno dei magazzini di Amazon. E, per quello che riguarda le lotte, insomma, più in generale, le lotte della logistica, appunto, poi appunto noi qui a Treviso in particolare. Almeno finché non verrà costruito, semmai verrà costruito questo maxipolo, non abbiamo, come dire, un intervento diretto con Amazon, sebbene poi in realtà, in particolare nel nostro territorio, Amazon si appoggia su altri corrieri per quello che riguarda le consegne, quindi in particolar modo SDA, piuttosto che anche GLS, insomma ci sono Bartolini, insomma ci sono vari corrieri che si occupano della distribuzione di Amazon, no? E tra l'altro vari corrieri che in quest'ultimo periodo hanno visto un aumento vertiginoso dei pacchetti, come era facilmente auspicabile. La risposta, la reazione al lockdown è stata quella comunque di aumentare incredibilmente quello che sono poi il consumo e i guadagni delle aziende di e-commerce. Ecco, per quello che riguarda appunto le lotte all'interno della logistica, questa fase qui è animata sicuramente da un lato da quello che è la lotta per il rinnovo del contratto nazionale. Il contratto nazionale della logistica è scaduto nel 2019 e un po' come per tutti gli altri settori, come di anche la logistica cerca di far proprio l'adagio lanciato e comunque promosso da Confindustria, ovvero che in tempi di crisi è inutile, non si può perdere tempo parlando di rinnovo dei contratti nazionali, di adeguamenti degli stipendi, aumenti salariali, ma bisogna remare tutti nella stessa direzione per uscire dalla crisi, che poi andrebbe un po' capito cosa vuol dire tutti nella stessa direzione. Dati alla mano, Amazon, la ricchezza, cioè c'era qualche settimana fa giravano questi dati, no? Che in tutto il mondo Amazon ha più o meno 800.000 dipendenti, e se Amazon pagasse a ognuno di questi 800.000 dipendenti, mi pare la somma, adesso non vorrei dire una cretinata, ma attorno a 100.000 euro oggi, tornerebbe alla ricchezza che aveva prima dell'inizio del lockdown. Quindi di fatto fatevi un po' di conti: 800.000 dipendenti per 100.000 euro, questa qui è la somma che ha guadagnato Amazon durante il lockdown. Quindi quando si parla di remare tutti nella stessa direzione, essere tutti nella stessa barca, credo che ci sia, come dire, andrebbe un po' chiarito, qualcuno dovrebbe chiarirci esattamente se siamo nella stessa barca di questi colossi che hanno, durante il lockdown e durante questi ultimi periodi, hanno di fatto visto ingigantirsi in maniera incredibile i loro patrimoni e le loro ricchezze. Quindi, come dire, appunto, la questione legata al rinnovo del contratto nazionale, appunto, vede in prima battuta sicuramente una forte contrapposizione. Già più che sui contenuti, anche proprio sull'idea stessa del rinnovo contrattuale, no? Al di là poi di quello che poi sono le variazioni che possono esserci all'interno del contratto, però comunque il rinnovo del contratto prevede già di per sé dei piccoli e spesso insufficienti aumenti salariali che dovrebbero andare a coprire poi quello che è l'aumento del costo della vita. È chiaro che lasciare un contratto nazionale senza rinnovo vuol dire bloccare quella che è la retribuzione dei lavoratori, che invece poi vedono il costo della loro vita aumentare e aumentare e aumentare. Quindi già anche senza poi entrare nel dettaglio di quelle che possono essere in qualche modo le cose contenute all'interno dei contratti nazionali,
Già questo dovrebbe far capire quanto sia una mossa veramente fatta contro i lavoratori, quella di richiedere la sospensione del rinnovo del contratto nazionale. In particolare poi per quello che riguarda i contenuti, ecco, se da un lato specialmente nelle aziende in cui si è riusciti anche insieme al Sicobas ad avere una rete sindacale, quindi a poter praticare poi quello che è lo sciopero di filiera, no? Cioè dove si va a colpire un'unica azienda in tutti i magazzini nei quali siamo presenti, più che uno sciopero generale, cosa che è stato sperimentato crea un enorme disagio alle singole aziende. Appunto, in queste aziende in cui c'è stata una grande presenza di ADL o Sicobas, siamo riusciti comunque a strappare degli accordi di secondo livello che prevedevano tutta una serie di migliorie per quello che riguarda il mondo dei magazzinieri. Ovviamente migliorie non sufficienti sicuramente, però che comunque hanno in qualche modo migliorato di molto quelle che sono poi le condizioni dei lavoratori. In questo momento ovviamente il grosso della battaglia adesso si sta anche spostando su quello che poi è la realtà dei driver, cioè coloro che di fatto la mattina salgono sul furgone e portano in giro i pacchetti e li distribuiscono casa per casa. Questo perché questo è un tipo di lavoro veramente ipersfruttato in questo periodo, perché comunque ci parlano i lavoratori, in particolare anche autisti di Amazon, di una media di consegne tra le 100 e le 110. Voi dovete immaginarvi fare 100-110 stop, pagati ovviamente con uno stipendio fisso di 8 ore al giorno. Dovete immaginarvi, insomma, già soltanto questo vorrebbe dire che nella testa di chi gestisce il lavoro io dovrei fare praticamente una media di più di 10 stop all'ora, ovviamente senza considerare che io potrei anche aver bisogno magari di fermarmi a mangiare un panino durante il mio turno di lavoro. 10 stop all'ora, percorrendo spesso, avendo spesso aree comunque molto estese da coprire, vuol dire dover anche correre dei rischi enormi dal punto di vista della propria sicurezza e della sicurezza poi degli altri che banalmente stanno per la strada, no? Guidano la macchina, guidano la bicicletta. Quindi come dire, è un mettere a bilancio il rischio della vita delle persone, oltre al fatto che spesso e volentieri è fisicamente impossibile rispettare quegli orari di lavoro, ma tanto la paga dei driver, non, i driver non è previsto che timbrino il cartellino alle entrate e uscite, quindi di conseguenza la loro paga è definita con un fisso mensile, spesso e volentieri. Quindi, appunto, questi sono un po' alcuni dei temi molto importanti. Dall'altra parte poi c'è un altro grosso capitolo che secondo me va considerato ed è quello dell'utilizzo dei precari, sicuramente, che appunto tutte le aziende utilizzano, Amazon in particolar modo, ne utilizza veramente una quantità enorme e giusto per dare un po' la misura dell'assurdità di questa fase che stiamo attraversando. Durante la pandemia del Covid, mentre tutti i contratti nazionali prevedono comunque dei limiti percentuali di lavoratori a tempo determinato che possono essere assunti, durante la pandemia del Covid è stata liberalizzata in qualche modo la percentuale di lavoratori a tempo determinato. Cioè, come se io durante il Covid, come dire, il fatto che ci sia questa emergenza sanitaria permette ai datori di lavoro di assumere lavoratori in condizioni di enorme precarietà, perché tanto c'è la crisi e quindi in tempo di crisi bisogna accettare qualsiasi cosa succeda e bisogna dare massima libertà a questi gentiluomini che danno da lavorare alla povera gente. L'altro aspetto sicuramente molto interessante è quello della grande distribuzione alimentare. Grande distribuzione alimentare che anch'essa come dire, fa riferimento alla logistica dal punto di vista contrattuale. Grande distribuzione alimentare che anch'essa ha dal punto di vista della, come si dice, dal punto di vista dell'impatto anche climatico e ambientale, ha un impatto devastante, sia per quello che riguarda le metodologie di produzione poi degli alimenti, sia per quello che riguarda poi la distribuzione, ovviamente, e distribuzione alimentare che all'interno della quale la aggressività padronale si esprime in maniera incredibile. Noi come ADL Cobas stiamo sperimentando in questo periodo delle enormi lotte all'interno dei magazzini di Alì e all'interno dei magazzini Aspiag, dei magazzini Aia, e vediamo come
se in prima battuta c'è proprio il rifiuto totale, no, di avere relazioni sindacali con sindacati che non siano la triade CGIL, CISL e UIL, e in seconda battuta invece c'è comunque il continuo tentativo di, attraverso pratiche antisindacali come la contestazione di, la, appunto la somministrazione di contestazioni disciplinari fatte in maniera massiva ai nostri iscritti, addirittura al magazzino AIA di Verona, sono state fatte delle contestazioni sindacali dei lavoratori che erano regolarmente in sciopero, quasi a mettere in dubbio il diritto allo sciopero dei lavoratori, quindi, come dire, proprio andando a cercare proprio di intimidire le persone che poi cercano di avvicinarsi ai nostri sindacati, e il motivo è presto detto, cioè noi appunto frequentando nostro malgrado questi luoghi ameni che sono i magazzini della logistica, in particolare della grande distribuzione, vediamo spesso e volentieri degli accordi di secondo livello siglati da CGIL, CISL e UIL, che sono delle cose che veramente non stanno né in cielo né in terra. Basti pensare come, ad esempio, al magazzino Vega di Bonisiolo, la UIL abbia siglato un accordo sindacale che prevede la riduzione di tutte le maggiorazioni per il lavoro del sabato, per il lavoro straordinario, per il lavoro supplementare, per il lavoro domenicale, tutte ridotte al 18%, come quasi accettando di fatto il fatto che un magazzino, la distribuzione di un magazzino dei supermercati possa attraversare in questa fase particolare un periodo di crisi, no? Mentre invece sappiamo benissimo. Sono costretto a ricordarti un attimo la tempistica. Bravo Lorenzo, grazie. Ok, mi avvicino alla chiusura. Anzi, arrivo alla chiusura. Tutto ciò premesso, io volevo così indicare appunto la data del Black Friday come una data di mobilitazione, sicuramente, una data di mobilitazione che interesserà, per quello che ci riguarda, sia la grande distribuzione alimentare, in particolare a Padova. Ci sarà delle iniziative importanti fuori da, insomma, per quello che riguarda l'avvertenza che c'è in atto al momento nei confronti di Ali e anche in altre città. E dall'altra parte, insieme con i militanti climatici della campagna di Raise Up for Climate Justice, è stata indetta per la stessa data una giornata di mobilitazione legata più prettamente a quello che riguarda Amazon. Quindi, come dire, ci sono questi appuntamenti che riguardano questa data importante. Credo che sia assolutamente importante che in questa fase più che mai ci si mobiliti nei confronti appunto di queste grosse potenze economiche, finanziarie, che a tutti gli effetti hanno un potere enorme su quelle che sono le nostre vite, su quello che anche poi è il futuro, anche dal punto di vista poi ambientale dei nostri paesi, delle nostre città. E questa data qui, che è una data sicuramente simbolica, va sicuramente attraversata e utilizzata per far emergere tutte le contraddizioni che stiamo vivendo. Scusate per la lunghezza. Beh, ti ringrazio Ruggi, soprattutto, o meglio, anche per aver sottolineato la scadenza del 27, ovvero del Black Friday, che come anche Elena e Agnieszka ci dicevano sarà una data di mobilitazione mondiale. Io passo subito alle domande, anche perché so che Alessandro deve scappare presto e ce n'è diverse. Quindi Alessandro, io adesso te le raccolgo tutte, così tu magari puoi anche fare i vari collegamenti. Allora, la prima domanda. Sono solo io a rispondere alle domande. Beh, poi anche chi vuole, però vabbè, visto che sei un po' il nostro ospite qua, sei circondato da trevigiani sostanzialmente, magari ti darei sì, la priorità anche perché devi andare. Poi ovviamente faccio il giro, insomma. Allora, la prima domanda arriva addirittura da Glasgow e dice che vorrebbe sapere se è vero che le consegne non gli danno un margine particolarmente alto di profitto e che quindi la strategia dei bassi prezzi è finalizzata a costruire una posizione dominante nel mercato. Poi c'è una domanda da Melania, Gaia e Andrea che riguarda in particolare l'automazione.
capire qual è la strategia di Amazon sul fatto di spingere per un'automazione sempre maggiore, ma tenere come fissa il lavoro umano. Questa strategia si inserisce dentro il quadro di quella strategia che esternalizza le operazioni che sarebbero troppo poco economicamente efficienti automatizzare. E su questo discorso un po' dell'automatizzazione, ma della tecnologia in generale, volevo collegarmi anch'io per chiederti un po' se ci mostreresti più il lato politico, no, della tecnologia. Tu prima hai fatto una presentazione molto affascinante che andate anche a sviscerare un po' i dettagli tecnici, almeno per un analfabeta tecnico come il sottoscritto, diciamo. Ma volevo capire un attimo se tu, per esempio, dovessi consigliare a dei sindacati che sono costretti per la prima volta a confrontarsi con questo tipo di tecnologie del controllo operaio, anche qual è il dato, insomma, di soggettivo di resistenza. E queste sono le tre domande che sono arrivate per ora, e quindi ti passo la parola. Allora, sulla questione dei profitti, sicuramente il margine di profitto di tutta la parte e-commerce di Amazon è relativamente basso. Mettiamolo così, Amazon porta a casa gli stessi profitti circa dall'operazione dall'e-commerce, cioè vendere la roba online, e i suoi servizi web, cioè vendere spazio web per chi fa siti web o per chi ad altre piattaforme tipo Uber, che fondamentalmente, cioè Uber, Foodora, tutte quelle fondamentalmente la parte, i dati sono tutti ospitati su server di Amazon. Quindi queste due cose, che sono le cose principali che fa Amazon, portano a casa gli stessi profitti, ma i magazzini hanno costi operativi 10 volte più alti. Quindi l'e-commerce costa tantissimo e produce tanti profitti quanto la parte web, che costa 10 volte meno. Quindi questo è il primo dato macro. Dopodiché sicuramente c'è anche una tendenza a utilizzare il potere economico e finanziario dell'azienda per conquistare nuovi mercati. Quindi non ti so dire se si possa parlare di vero e proprio dumping, cioè di una politica razionale di abbassamento dei prezzi per eliminare i concorrenti. Però sicuramente Amazon può permettersi tantissime cose che altri non possono permettersi, che non si limita ai prezzi, ma si espande per esempio la politica dei resi, in cui tu puoi comprare un telefono, usarlo 2 giorni e mandarlo e ti ridanno i soldi tranquillamente, anche se quel telefono sarà poi deprezzato dal loro punto di vista. Quindi ci sono diverse cose che possono fare che sicuramente limitano in qualche modo i loro profitti immediati, ma permettono di ampliare il loro monopolio nel settore dell'e-commerce. Ci sono anche cose che vanno al di là di queste strategie commerciali più a livello micro. Per esempio, Amazon ormai ha il potere di fare accordi con interi stati. Per esempio, in Canada, Amazon ha avuto un contratto a livello federale, cioè per tutto il paese, per la distribuzione di dispositivi di protezione individuale per l'emergenza della pandemia. Quindi è arrivata a un livello infrastrutturale, di monopolio infrastrutturale tale da potersi permettere di prendere un contratto dal governo, mentre il governo stesso ha il suo sistema di distribuzione, che è il sistema postale, a cui non è stato dato il contratto, per esempio in questo caso per la gestione di alcune parti della distribuzione legata alla pandemia. La seconda domanda era su l'automazione. Sicuramente, come dicevo, c'è questa in qualche modo questo esplicito riconoscimento che il lavoro umano non scomparirà. Quindi quando a volte si parla di Amazon nel contesto di idee a proposito dell'automazione che distruggerà il lavoro e tutti saremo disoccupati perché solo i robot lavoreranno, questa non è una cosa che Amazon prevede essa stessa. Quindi i brevetti fanno vedere quello dal punto di vista appunto abbastanza concreto, materiale del tipo di tecnologie che Amazon sviluppa. Io nella mia ricerca ho fatto anche altre cose, tipo per esempio andare alle fiere, c'è una fiera ogni anno a Las Vegas che Amazon organizza per
presentare i prototipi di nuove tecnologie, ci sono insomma i pezzi grossi dell'azienda, sia manager che ingegneri, che presentano in modo abbastanza spettacolare le novità. E anche in quel contesto si parla non di, per esempio, ridurre la forza lavoro, ma invece di, per esempio, un manager l'ha descritto dicendo una sinfonia di collaborazione tra esseri umani e robot. Quindi l'idea più che di sostituire le persone, i lavoratori, quindi il lavoro vivo, è di, come dire, rendere molto più, di, come dire, di lubrificare la relazione tra il lavoro vivo e la macchina, quindi di renderla più efficiente, meno problematica, e di fare in modo che questa interazione si riveli poi efficiente per quel che riguarda, per quel che riguarda gli scopi di Amazon, che sono quelli di generare profitto. Quindi assolutamente riconoscono questa copresenza continua, e casomai la macchina serve, o meglio, il lavoro serve per far funzionare la macchina in modo più efficiente, e certo il lavoro vivo non verrà scalzato nel prossimo futuro. Casomai cambierà. E questo anche in relazione alla domanda di Lorenzo, penso che a livello di quello che sta succedendo sul piano dell'innovazione tecnologica, all'interno di questo rapporto appunto continuo tra i lavoratori e le macchine, una delle cose più forse le due cose principali che mi viene da citare in questo momento, così come dire al volo, sono la questione della sicurezza. Cioè, mentre Amazon continua a rappresentare le innovazioni che produce in termini di maggiore sicurezza sul posto di lavoro, i dati, come accennavo prima, dicono il contrario, cioè che l'inserimento di maggiore automazione sul posto di lavoro, dato che serve lo scopo di aumentare i ritmi di lavoro, aumenta anche gli infortuni e quindi diminuisce la sicurezza sul posto di lavoro. Quindi questa è una cosa che sicuramente a livello sindacale è chiaramente una cosa da tenere sotto controllo, anche perché già ora ci sono dati molto, molto specifici su quello. E una cosa magari un pochettino meno tangibile, ma però che almeno nella mia esperienza di conversazioni con lavoratori, ho spesso incontrato, è la questione dell'alienazione, cioè la questione di come l'introduzione di nuove forme di automazione, continua a frammentare il processo lavorativo, continua a individualizzare i lavoratori e fondamentalmente aumenta la loro, come dire, percezione individuale di alienazione quando sono sul posto di lavoro. Banalmente, i robottini Kiva che vanno a prendere gli scaffali significano che tu non hai più nemmeno quei pochi secondi di interazione sociale con altri lavoratori che avevi quando incontravi tra gli scaffali, mentre ora in quel tipo di magazzini lavori in modo completamente individuale, in questa specie di una specie di gabbia su tre lati che ti divide dalla zona in cui lavorano i robot. E quindi la lavoratrice in quel caso è da sola per 8 ore al giorno, tranne i 30 minuti di pausa pranzo, 8 quando non sono 10 o 12 di più. Quindi anche quello è un tema sicuramente interessante. E forse per continuare la discussione su come dire, la politica delle tecnologie, come Lorenzo diceva prima, cioè, nessuno, cioè, queste sono tecnologie sviluppate dal capitale per gli scopi del capitale, nessuno dice che queste sono le uniche tecnologie possibili, ma visto che questo è quello che abbiamo di fronte, un altro tema è quello della sorveglianza dei lavoratori e del modo in cui le tecnologie vengono usate per favorire queste forme di dispotismo, l'espotismo che sono praticamente standard all'interno dei magazzini di Amazon, in cui quindi c'è, cioè, da una parte la violenza del capitale dal punto di vista dell'interazione tra lavoratori e i capi, dall'altra il fatto che le tecnologie mediano questa relazione e sono chiaramente unidirezionali, nel senso che favoriscono fondamentalmente solo il management e non certo le forme di resistenza dei lavoratori. Infatti spesso il lavoratore di Amazon, per quel che riguarda le possibili forme di resistenza rispetto alle tecnologie, si possono limitare a cose molto piccole, tipo microforme di sabotaggio, per esempio. Una classica è: mentre stavo camminando gli scaffali, stoccando merci, ho trovato un fumetto che mi interessava, l'ho preso, mentre portavo in giro il mio carrello con le cose e lavoravo, me lo sono letto e poi l'ho rimesso in una cella a caso in cui, visto che non è registrato dal sistema software di gestione dell'inventario, dal punto di vista di Amazon quel fumetto è perso per sempre.
Quindi queste sono micro forme di resistenza che hanno a che fare su come il magazzino è organizzato dalla tecnologia in relazione a dove sono le merci, per esempio. Diverso è la capacità del lavoro vivo di intervenire sul piano del design delle tecnologie. E su quello una cosa che c'è interessante, di cui poi mi fermo, di cui parlava il lavoratore francese, di cui mi sfugge il nome, sono alleanze che si stanno formando, anche se sono chiaramente embrionali, in qualche modo interclasse tra diversi strati di lavoratori di Amazon, quindi da quelli dei magazzini a quelli di Amazon Mechanical Turk, che sono i lavoratori online, e poi agli ingegneri che stanno a Seattle in altri posti in cui c'è la parte più legata allo sviluppo tecnologico. Visto che anche gli ingegneri si stanno mobilitando, non per le loro condizioni di lavoro personali, ma spesso su questioni ambientali, sulle collaborazioni con i militari, su diverse cose delle politiche dell'azienda, loro stessi stanno cercando alleanze con i lavoratori invece del magazzino. Quindi quello potrebbe essere interessante vedere se continuerà, cosa succederà lì in termini di sviluppo della tecnologia. Bene, nel frattempo è arrivata un'altra domanda, credo che abbiamo ancora 2 minuti, se me lo confermi, se Io ho riesci. ancora 5-10 minuti tranquillamente. Ok, perfetto. Allora, è da Gaia e Andrea che chiedono se hai informazioni o linee di interpretazione sulla strategia, tra virgolette, di greenwashing di Amazon, nel senso che come tutte le grandi compagnie in questi ultimi anni. Abbiamo visto che ha pubblicizzato degli obiettivi per ridurre le emissioni nei prossimi decenni, ha creato un fondo, di donazioni e quindi insomma, come si sta ponendo Amazon su questa questione e come anche insomma, ci sono state risposte dal punto di vista dei movimenti, se ci sono state, questo argomento, insomma. Sì, su quello devo dire la verità, non sono un esperto. Quello che posso dire, casomai, è che da questo punto di vista Amazon non è molto diverso, appunto come dicevi tu, Lorenzo, non è molto diverso dalla maggior parte delle multinazionali che ormai, come pratica standard, fanno questi tentativi di comunicazione pubblica, legate a una possibile costruzione di un'immagine, ambientalista, o comunque di azienda che cerca di limitare l'impatto sull'ambiente. Sinceramente, non vedo in quello, però appunto non ho veramente studiato questa parte in modo sistematico. Non vedo lì una grossa differenza rispetto ad altre aziende. Una differenza sicuramente c'è dal punto di vista banalmente delle dimensioni di Amazon, quindi dell'impatto che ha dal punto di vista del consumo di suolo, ma anche dell'uso di aeroplani, dell'uso di energia elettrica, del fattore di, come dire, di moltiplicatore di consumo di merce che Amazon comunque ha, non che venga creato da Amazon, chiaramente non è che il consumismo abbia creato Amazon, però sicuramente in qualche modo moltiplica la possibilità dei consumatori di accedere a merci meno costose e più velocemente. Detto questo, non mi sembra che la loro strategia rispetto a greenwashing sia molto diversa da altre. Però appunto è abbastanza limitato quello che io conosco. Invito tutti a guardarvi quello che fanno gli Amazon Employees for Climate Justice, cioè quelli che citava il compagno francese, che come dire, mettono alcuni puntini sulle i su quelli che sono i problemi di Amazon e su come i lavoratori, degli ingegneri, soprattutto le persone, i colletti bianchi, diciamo, che lavorano in quella parte di Amazon, hanno affrontato. Quindi sicuramente materiale interessantissimo che c'è sui loro siti, sui loro social media. Perfetto, allora io ti ringrazio molto, so che hai un altro impegno tra pochi minuti, quindi ti libero, è stato molto bello averti qua e soprattutto approfittare insomma del fatto di poterti anche fare domande. E voi sapete che insomma i lavori di Alessandro sono anche stati pubblicati online, li trovate se cercate per esempio sul manifesto, quindi ti ringrazio e ti saluto. Come Grazie. ringrazio anche tutti gli Grazie a voi. altri, grazie. Ciao a tutte. Ciao. Come ringrazio anche Ellen, Agnieszka, Fabio, Ruggi, tutti i relatori. Adesso Ruggi anche lui risponde
alla domanda, quella sull'automazione. Quindi ti passo la parola, Ruggi. Qua. No, io su questa cosa qui dell'automazione credo che tu, Lorenzo, hai centrato molto bene prima il problema, no, dell'utilizzo poi politico che viene fatto anche della tecnologia. Giustamente, io faccio riferimento a quello che riferiva una compagna di Palermo, di Ecologia Politica di Palermo, nell'assemblea appunto di Raise Up a cui facevo riferimento prima. Dove appunto questa cosa qui dell'automazione, dell'utilizzo appunto delle tecnologie e anche poi della riconversione, spesso e volentieri poi di fatto nasconde una richiesta anche di professionalizzazione delle persone che lavorano molto più alta e quindi anche l'impossibilità da parte di moltissimi lavoratori che fino a prima appunto svolgevano quel lavoro lì di poter, cioè come dire, come dire, spesso la mancanza di professionalità li rende di fatto inutili Hai rotto le palle. agli occhi della società, della società appunto per cui lavorano, e quindi questa cosa in qualche modo viene utilizzata poi di fatto contro il lavoratore nel momento in cui l'aumento dell'automazione o anche poi in generale quello che è la riconversione di determinati siti di lavoro non vengono fatti corrispondere con una maggiore redistribuzione della ricchezza o un meccanismo, sì, appunto, un meccanismo di redistribuzione vero della ricchezza. Questa cosa qui viene di fatto viene subita dai lavoratori, no? Ed è in questo anche che spesso si manifesta poi quella contrapposizione tra lavoratori, tra le lotte dei lavoratori, le lotte ambientali che di fatto frenano spesso i movimenti. Appunto perché manca questo tassello qui come si dice, della redistribuzione della ricchezza. E finché, appunto, guarda caso, è anche poi quel tipo di elemento che non viene mai tirato fuori dalle aziende. Basti pensare, appunto, che tutte le donazioni che vengono fatte, queste fantomatiche donazioni che vengono fatte dalle varie grandi aziende, basti pensare adesso, forse prima lo diceva anche Lorenzo, Amazon ha donato oggi 780 milioni a associazioni ambientaliste che si battono contro il climate change, guarda caso una settimana dal Black Friday, però di fatto guardando a una dimensione reale poi rispetto a quelli che sono poi i loro patrimoni, o come anche faccio un altro esempio, il Polegato, che è il manager, il capo diciamo della Geox qui che è di Treviso, che aveva donato 1 milione di euro alla sanità regionale del Veneto, no? Questi doni di fatto rappresentano delle percentuali misere rispetto a quelle che sono poi i patrimoni reali di queste società, no? E quindi appunto loro le fanno figurare come la loro magnanimità per nascondere poi il fatto che uno degli argomenti che loro sicuramente non vogliono trattare, che poi è quello riguardante piuttosto una più equa redistribuzione della ricchezza. Grazie Ruggi, ovviamente non posso essere più d'accordo con te. Adesso un ultimo intervento da Fabio e poi ci avviamo a chiudere. Ma un po' in conclusione, dato che è uno dei motivi che, anzi, vorremmo confutare, ecco, un po' le posizioni di alcuni cittadini qua del territorio, quindi un po' una sommatoria di tutto quello che ci siamo detti oggi, che ovviamente sostengono, ma Amazon porta posti di lavoro. La domanda di chiusura un pochettino è, ma voi ci lavorereste veramente in Amazon? Ecco, quindi andiamo ora in chiusura. Io ringrazio tantissimo, oltre alle relatrici e ai relatori, anche la nostra regia, quindi Marco e Anna, che hanno seguito tutto dalla preparazione all'esecuzione. Ricordo che insomma la fase storica in cui viviamo è cruciale e quindi le parole d'ordine di più salario individuale, sociale, meno orario e transizioni a forme di produzione sostenibile, sempre meno mercificate, sono oggi più attuali che mai e sono queste poi anche molti delle realtà che si mobiliteranno, che entreranno in azione per il Black Friday,
si sì, mobiliteranno proprio su questa linea. No, Ale, lascia stare. Quindi io saluto tutti quelli che entreranno in lotta il 27 di novembre e ci vediamo il Black Friday. Buona serata a tutti.